un saluto innanzitutto alle amiche della comunità palestinese, a Giacomo Serafini. Mi associo alle parole di Alessandro Fucito e ho avuto il piacere non solo di stringere un legame di affinità politica con Shaka, ex sindaco di Nablus, membro ai vertici dell'Organizzazione della Liberazione della Palestina, ma anche un rapporto di amicizia. Un rapporto di amicizia vero, e mi ha sempre colpito la sua umanità e la sua grande sensibilità. Non posso mai dimenticarlo nell'azione di preparazione della cittadinanza onoraria al presidente Abu Mazen, al conferimento della cittadinanza onoraria a me come cittadino onorario della Palestina con tanto di passaporto, la visita del Papa a Betlemme, il Natale trascorso nella stessa città, nelle tende con i familiari dei detenuti politici, le manifestazioni, gli incontri e altre cose ancora. Era un amico di Napoli, vero. Insieme abbiamo più volte discusso di quanto è importante il ruolo delle città per costruire ponti di pace per il Mediterraneo. Nelle sue parole non ho mai visto atteggiamenti di ostilità nei confronti del paese di Israele, ma sempre quello di voler costruire un percorso per due stati autonomi indipendenti che potessero vivere vicini, in pace, in prosperità e nel rispetto reciproco. Aveva un grande carisma, l'ho visto circolare nelle vie di Nablus che assomigliano molto ai vicoli di Napoli, compreso i bambini e i cittadini, ed era molto carismatico, la gente si avvicinava a lui, lo considerava una persona, un combattente per gli ideali di libertà, di uguaglianza, di fratellanza e di riscatto per l'autodeterminazione del popolo palestinese, che mi auguro al più presto possa avere riconosciuto uno Stato autonomo e indipendente. Sapevo che Sciacano stava bene, Sandro, Presidente, tu hai ricordato anche l'episodio della valigia con i suoi farmaci, ma non ha mai smesso di viaggiare, e insieme avevamo costruito una rete di città e di comunità con cui riscattare i nostri territori, far ritornare il Mediterraneo un mare di incontro e non di morte. Più volte abbiamo discusso di quale potesse essere il ruolo delle città per costruire una globalizzazione diversa, non fondata sulle grandi potenze, ma sulle sofferenze dei territori. Nelle sue ragionamenti c'era sempre la giustizia sociale, l'uguaglianza, la vicinanza ai più deboli, e ricordo veramente come se fosse ieri le persone che mi ha fatto incontrare, i familiari soprattutto dei detenuti politici, e come lui venisse riconosciuto da tutti come la persona più idonea per mettere in campo anche azioni di mediazione e di interlocuzione con gli altri stati e con gli altri paesi, e anche la capacità di interloquire ai massimi livelli con rappresentanti dei governi nazionali ne faceva non solo un ex sindaco e una persona autorevole della Palestina, ma qualcosa di più, una persona che per anni ha provato a costruire la dignità del popolo palestinese nel mondo, una persona molto fiera, molto orgogliosa di sentirsi palestinese, ma mai altera, mai presuntuosa e mai arrogante. La cosa che più mi ha colpito è davvero il suo amore per la città di Napoli. Questo vorrei che rimanesse nella memoria di questo consiglio comunale, perché ogni volta che egli veniva a Napoli o quelle volte che io mi sono potuto recare in Palestina, aveva sempre parole di grandissima attenzione alla nostra città. Non posso anche dimenticare, faccio solo un riferimento chiaramente personale, la lettera che mi scrisse in quel mese in cui fui sospeso dalle funzioni di sindaco. Mi arrivò la solidarietà di tutta la comunità palestinese e della Palestina, oltre che della comunità palestinese locale, e ricordo una sua lettera davvero straordinaria che conserverò per sempre non solo nelle mie carte ma nel mio cuore. Ovviamente oltre a questo ricordo qui nell'aula ho provveduto a mandare, non solo in qualità di sindaco di Napoli ma anche di vicepresidente dell'ANCI, un messaggio ovviamente al governo palestinese ma anche ai familiari. Credo che il messaggio forte che potrà camminare nel futuro nelle nostre gambe e portare gli ideali di quel popolo verso la giustizia, la solidarietà e la fine di un'oppressione non più sopportabile. Credo che Shaka quello volesse, che anche la sua fine terrena fosse accompagnata non dalla fine delle lotte. La lotta si ferma nel momento in cui tutti i diritti vengono conquistati, e sono diritti mai contro, ma diritti per. E questo è il messaggio che ha lasciato un grande combattente, un uomo di una grandissima sensibilità. Quindi a nome di tutta l'amministrazione, mio personale
ci stringiamo attorno allo Stato di Palestina, alla comunità palestinese napoletana e alla famiglia di Shaka Hassan.